perché c'è solo un paio. Tu faccia vedere il privato, poi riduzione. Riduzione dei costi, riduzione del personale, esattamente come ha fatto, come farebbe e come farebbe CNS. Non c'è dubbio che il primo punto è quello della revoca. Dell'affidamento al CNS. Di questo non ci piove e questo l'abbiamo sostenuto con gli altri gruppi di opposizione facendo 3 mozioni. Però dovete sapere che abbiamo fatto anche una mozione per reinternalizzare il servizio in AMA. No, la nostra posizione è quella, il servizio pubblico deve essere fatto dal pubblico e AMA risparmierebbe. AMA risparmierebbe. Ci devono dimostrare che paga di meno affidando il servizio a un privato, CNS, multiservizi o che sia. Per quanto ci riguarda, il servizio pubblico deve essere fatto dal pubblico. Il servizio deve essere reinternalizzato in AMA. Ripresenteremo un'altra mozione in questo senso. Questa mozione di cui vi sto parlando è stata bocciata da tutti, non solo dal PD ma anche dagli altri gruppi di opposizione, fatta eccezione del PDL, Belviso e Company, e anche onorato questa mozione che vi sto dicendo non l'ha votata. La nostra posizione, la nostra, che, come dici? Ma pure onorato ci ha preso per culo, no? Quella mozione è stata approvata, quella mozione prevede la revoca a CNS e la proroga a molti servizi per fare la gara. Questa mozione l'abbiamo votata anche noi, questa mozione la Giunta. Mi rispondo. Questa mozione. La mozione è un atto di impegno che il Consiglio fa per la Giunta, a questo punto è la Giunta, l'assessore, la Castoni che deve attuare questa mozione, che come punto principale ha la revoca dell'affidamento a CNS. Poi per quanto non lo so manco io dove sta, io sto in Consiglio. Della Cattoi, del sindaco, noi non ne rispondiamo. Quello che abbiamo potuto fare insieme agli altri gruppi di opposizione è votare una mozione che è stata votata dall'Aula. No, non vado via, faccio il mio ruolo. La revoca dell'affidamento al CNS, la proroga in via temporanea in attesa di capire quello che va fatto a molti servizi. Quando non lo potete chiedere a me, e vi spiego perché, ripeto, sono opposizione e non rispondo di quello che fa la maggioranza. Io come opposizione e come consigliere so che 2 giorni fa ho votato una mozione che prevedeva queste cose qui. Dopodiché, se la Giunta non la attua, io non so cosa voglio sperare che un legame con la loro Giunta e con la Giunta che sostengono, loro sì sostengono, ad esempio non votando le mozioni di sfiducia verso i loro assessori che non fanno quello che devono fare, vi diano le risposte. Bravo! D'Ausilio e Panegaglio che sono venuti venerdì qua, dove stanno? Dove stanno qui? Stanno dentro. Quando scende, giustamente fatti D'Ausilio e Panegaglio dove stanno? Stanno dentro. La mozione l'hanno votata per quanto hanno bocciato la nostra mozione che prevedeva, e ho dato ai vostri l'estratto dei voti, la nostra mozione che prevedeva non solo la revoca dell'affidamento al CNS, ma ripeto che il servizio pubblico lo faccia il pubblico, che AMA reinternalizzi, perché noi siamo convinti non solo che sia più tutelante per voi, perché non state con il privato, ma anche che il pubblico AMA lo paghi meno il servizio per internalizzare. Anche se è difficile, perché il momento vostro è difficilissimo. Poi mi mandi ancora, poi come ti fai? Però ho capito. Allora, quello che vi chiedo, perché sono nell'obbligo di chiedervelo, è di stare sereni, soprattutto nel rispetto delle forze dell'ordine.
Repubblica, venerdì siamo stati in assemblea, ancora una volta io rappresento l'opposizione in questa città, ancora una volta abbiamo richiesto l'assessore Cattoi in assemblea capitolina, presente al fine di... Datemi 30 secondi, poi fate quello che fare, 30 secondi. Venerdì l'assessore Cattoi non è venuta, il capogruppo del Partito Democratico aveva garantito che in questo fine settimana si sarebbe stato ratificato l'accordo per bypassare CMS e confermare il contratto alla multiservizi. Tu la revoca la CMS e confermare la multiservizi. In questo fine settimana sono stati dei maghi, perché allo Stato, anche se il Partito Democratico ha preso la parola, non è venuta la Cattoi come il suo solito, così come il sindaco Davide Piazza non è venuto in assemblea ad essere garante di un documento che è stato votato dalla maggioranza, ma su input di questa opposizione. Ad oggi noi siamo ancora in assemblea a richiedere la Cattoi che se ne esca ufficialmente per ratificare l'accordo. Però una cosa che vi si chiede, qui noi stiamo lavorando per il bene della città, ma anche per il bene vostro, per garantire i vostri posti di lavoro e le vostre famiglie. Quello che noi vi chiediamo, so che essere essere pesante questo presidio per voi perché state qui da giorni, ma mica l'ho detto da ore, ho detto da giorni, da settimane, e passate per anche un eventuale errore. Come ti chiami? Piccolo, dai che ti facciamo parlare. C'è un bimbo con una carottiera grigia, dice di essersi perso, parla straniero. Se qualcuno, se c'è il papà o la mamma, sarebbe bene che venisse qui. Tranquillo, adesso vedrai che mamma e papà arrivano. Comunque vado a chiudere perché non voglio essere pretestuoso. Voi non dovete lasciare il presidio deve essere fisso. Domani siamo di nuovo in assemblea, capito?